Giuseppe Aquilino, grande giocatore di qualche stagione fa e anche come allenatore sta andando alla grande. A lui un commento di questa partita in maniera veloce e possibilmente anche riassuntivo della stagione. E allora, intanto faccio i complimenti al mister Cormaci, e a tutto il buon cronogranico per l'accoglienza ricevuta e faccio anche a loro i complimenti per il raggiungimento della salvezza. Per quanto riguarda questa gara, era una gara di fine stagione: sia noi che il Borgo abbiamo cercato di dare spazio a chi ha giocato meno, come era giusto che sia, per i vari calciatori che non sono stati impiegati durante l'anno. Per quanto riguarda il campionato, niente, abbiamo vinto un campionato importante dove i numeri ci danno ragione con il miglior attacco, migliore difesa, eh, anche oggi abbiamo dimostrato di tenere sempre alla nostra, alla nostra società, dando eh, ampio spazio ai vari ragazzi che sono stati impiegati meno, eh, cercando di dare soddisfazione anche alla nostra società che dall'inizio di agosto ha portato a, a termine, l'obiettivo eh, primario che era la vittoria del campionato perciò un plauso ai ragazzi, alla società tutta e ancora mi preme ringraziare in prima persona Antonio Cormaci per l'ospitalità che ci ha rivolto oggi. Grande Ravagnese che ha strapazzato il campionato, ne parliamo con il signor Verduci. Verduci? Sì, direttore generale. Verduci come? Vincenzo. Vincenzo Verduci. Sì, io mi unisco alle parole del mister che ha ringraziato la, la grande ospitalità che ci ha riservato oggi la, la, il borgo grecanico dell'allenatore Cormaci. Eh, Merluto è una piazza che non, non dobbiamo dire nulla su merito perché ha fatto la storia del calcio insieme a tante altre piazze. Noi oggi concludiamo un campionato entusiasmante che ci ha visto protagonisti eh, per tutta la stagione sia nel girone D di promozione dove abbiamo raggiunto la vetta alla quinta giornata e non l'abbiamo più mollata. E, e' peccato per quella finale di Coppa Italia sciupata al 123 con un rigore calciato fuori, ma resta un'annata strepitosa. E, e mentre Peppe prima dava i merito a noi società io mi preme eh, ringraziarlo pubblicamente davanti a tutti perché abbiamo avuto un mister che ha saputo creare una squadra scegliendo tutti i giocatori, scegliendo i suoi soldati. Non era facile dopo aver costruito una squadra di sana pianta rinnovata. Al 100% perché avevamo fatto un'epurazione totale rispetto allo scorso anno e c'era questa difficoltà, avevamo paura dell'amalgama ma lui e il suo staff sono stati eccellenti nel saper creare un giocattolo meraviglioso che ci ha portato a novità del campionato. E per il futuro? Per il futuro sembra strano dirlo ma la società è già al lavoro. Stasera stesso avremo una, un primo incontro perché chi vuol fare bene o quantomeno eh, fare. A maggio deve essere tutto fatto. Se non a maggio, alcune cose sicuramente le faremo più avanti, ma bisogna sedersi già intorno a un tavolo e programmare perché ci aspetta un campionato che non conosciamo come società. Perché siamo, saremo una matricola: il Ravagnese manca da 25 anni dal campionato di promozione e vogliamo fare sicuramente un campionato dignitoso per ben figurare al cospetto di, di piazze importantissime che già mille in questo girone da tantissimi anni e che possiamo solo imparare da, dalle altre società.